Al tempo di Leonardo però, ripeto, gli spettacoli teatrali, l'intrattenimento, la musica erano arti di massima importanza e per Leonardo erano un'occasione incredibile sostanzialmente di lavoro, di una possibile commissione, infatti Leonardo progetta le scenografie teatrali. Riguardo alla musica, agli strumenti musicali, Leonardo si sforza di creare, ci consiglia decine e decine di progetti di strumenti musicali e il suo tentativo qual è? È quello di creare, provare a creare, che è molto difficile, è un argomento molto delicato, uno strumento innovativo e qualora ci fosse riuscito avrebbe creato, per lui sarebbe stato un successo incredibile, una promozione pazzesca. Il problema, c'è un grande problema però, perché lo strumento musicale, anche questo si fatica a capire oggi, perché oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti che vogliamo a un costo molto basso, se vogliamo, molto accessibile. Cioè la musica oggi, quegli strumenti sono accessibili sostanzialmente a chiunque, questo è un grande vantaggio, è una grande una cosa bella. È stata anche la musica, la cura dell'anima, no? Sì. Ci ha aiutato tantissimo e quindi detta da tantissimo tempo c'erano anche dei scienziati che appunto avevano bisogno, no? Di questo. Di musica. Di musica. Ispirazione. Di ispirazione, assolutamente. Musica da tutti i punti di vista. Dipende come, qual è stata la visione di Leonardo, secondo lei? Leonardo voleva anche per convenienza suo dare il suo contributo alla musica, però ti dicevo, gli strumenti musicali sono macchine, se diciamo gli strumenti, sono macchine perfette, devono essere macchine perfette, perché se io progetto un nuovo genere di uno strumento musicale nuovo, che non ha nome, e lo do in mano al musicista, questo strumento deve funzionare, non è che può funzionare, ma ogni tanto funziona male e non si può usare bene, perché nessun musicista sarebbe mai d'accordo se resterebbe a utilizzare uno strumento in perfetto. Quindi gli strumenti musicali come le macchine da guerra, ad esempio, devono essere macchine perfette. Quindi Leonardo si sforza, vediamo qua alle nostre spalle, di progettare decine e decine di strumenti musicali, però queste idee di Leonardo purtroppo presentano grandissimi caratteri innovativi, cioè ognuna di queste macchine ha dentro un'innovazione pazzesca. Che tra l'altro li ritroviamo tutte oggi come oggi, magari in certe persone un po' più affezionate, certo. Se lo vogliamo, però mi sembra di riconoscere un po' tutti gli strumenti. Per esempio, fammi un esempio, quella sulla sinistra. Da un piano se lo vogliamo. Questo no. Un organo, sì. Quello sopra, piano, viene chiaro, di fuori. Molti dicono una fisarmonica. Sì, anche, perché no? Perché no? Ma io direi che proprio il piano, sì, gira presentato così, sembra un po' in un'altra posizione, però io lo vedo proprio come un piano. Era un organetto in realtà. Un organetto. In realtà quello poteva essere indossato, perché aveva dei membrani dietro delle pelle, poteva essere indossato e suonato durante la camminata nella piazza del quartiere. Ma adesso nella